Un saluto a tutti i video ascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare l'ultimo lavoro di Maria Giuseppina Muzzarelli, che si intitola Andare per le vie italiane della seta, appena pubblicato dal Mulino, e che io immagino ci guiderà attraverso il nostro paese e l'arrivo, la produzione, la distribuzione della seta, che poi diventa un tratto distintivo del nostro paese. Quindi io non rubo tempo, come mia abitudine, all'ospite, al quale lascio subito la parola. Prego, Giuseppina, a te. Grazie, un grazie sincero di cuore all'amico Calia Italia Medievale per l'occasione di parlare, anche se molto così rapidamente, di questo libro. Eccolo, eccolo, è qua, ecco il nostro piccolo libro. È un libro che è appena uscito, come è stato appena ricordato, per la collana Andare per del Mulino, e nel caso specifico è Andare per le vie italiane della seta. Il libro si legge in poco tempo e vuole dare qualche spunto per una serie di itinerari. Allora, più che raccontare nel dettaglio cosa contiene, ho pensato che per gli amici di Italia Medievale potevo fare una serie di percorsi dentro al libro che poi diventano anche eventuali, se avrete voglia, percorsi in giro per l'Italia. Allora, il primo percorso, dicevamo appunto, dentro al libro, che vuol dire andare per le vie della seta italiane? Si parla sempre tanto di vie della seta e di solito quando si fa riferimento alle vie della seta si intende, una via di lunghissimo raggio che dal lontano Oriente arriva anche in Italia, ma si intende sempre questa estensione larghissima. L'estensione invece del nostro libro è più ristretta, in realtà poi non ristrettissima perché a ben vedere copre praticamente tutta l'Italia, ma diciamo da, non dico per scontato, perché quando si parlerà dei punti d'arrivo di materiali provenienti dall'Oriente, ovviamente si farà riferimento anche al lontano Oriente, ma quello che viene privilegiato è il percorso nella penisola italiana. Quindi è un percorso che geograficamente copre gran parte dell'Italia, non dico tutta, ma la stragrande maggioranza della penisola italiana. È un percorso che dal punto di vista cronologico va indicativamente in realtà sarebbe dall'antichità, ma insomma cercheremo di limitare soprattutto il discorso dal VI secolo, dall'epoca di Giustiniano e degli mosaici di Ravenna, fino ad arrivare in realtà ad oggi, anche se oggi la storia della seta italiana è molto diversa, molto limitata, se volete anche molto di nicchia, ma non è una storia finita e anzi si parla anche e si spera per certi versi in un rilancio. Quindi una geografia che copre l'intera penisola italica, una cronologia che va indicativamente dal VI, VII, ma in realtà poi X, XI secolo fino ad oggi. Qualche riferimento a percorsi un po' meno così generalisti che si possono fare dentro a questa materia. Beh, intanto il primo percorso che voglio proporre, ma veramente solo due parole, è quello che ha avuto luogo nella mia mente, come sono arrivata a scrivere questo libro, visto che non sono una specialista nel settore, mentre ci sono specialisti ai quali faccio anche riferimento in una nota finale in cui suggerisco una serie di letture di approfondimento. In realtà l'idea con Daniela Bonato, che segue questa collana per il Mulino, era stata quella di fare un andare per le vie della moda, visto che mi sono occupata per tanti anni e mi occupo ancora di storia della moda in Italia. Si è capito che era molto esteso il campo e che si doveva parlare di diversi aspetti legati alla moda, dalla produzione, alla realizzazione, dall'una all'altra fibra, e che poteva diventare un viaggio quasi senza fine. Allora si è scelto uno dei settori o degli ambiti della storia della moda, forse fra i più affascinanti, più belli, fra i più lucenti, ecco, la parte che riguarda la seta. E quindi
L'idea iniziale è stata questa, ecco, di trasformare un percorso nei luoghi della moda della penisola italiana in un percorso legato a una delle componenti della storia della moda, del lusso e della bellezza, e che è rappresentato proprio da questo filato. Ecco, a questo punto nella mia mente è cominciato un altro percorso, visto che è ormai la parola chiave di questa breve presentazione. E partire cioè da questo umile e generoso animaletto che è il baco, che riesce a fare 15 metri di filo al minuto, cioè la cui capacità produttiva è straordinaria, e che mi è parso sempre più, procedendo nella costruzione di questo volumetto, un essere dotato di capacità simbolica proprio, simbolico della forza e della proficuità della combinazione fra lavoro, resistenza e bellezza, perché il frutto di questo umilissimo baco è un filo che non solo riccamente, come dicevamo prima, prodotto da questo essere nei pochi mesi della vita, diciamo, del baco medesimo, ma anche nel produrre un filato di incredibile resistenza, tanto che diciamo, a parità, ecco, di calibro, la capacità di resistenza del filo di seta è grandissima, enorme, molto superiore a quella di un filo, ad esempio, metallico dello stesso spessore. E per non dire poi della bellezza di questo filo, che richiede certamente una lavorazione tutt'altro che di poco conto, ma che arriva a dar luogo a un filato di una leggerezza, di uno splendore, di una capacità di assorbire il colore e di combinarsi con altri fili, che produce oggetti di singolare bellezza. Ecco, uno dei percorsi a questo punto, che nella mia mente appunto si è maggiormente chiarito, è stato quello non solo nella umiltà e nella grande capacità produttiva di questo umile e semplice baco, ma appunto nella bellezza. Una bellezza che si coglie dalla campagna, ad esempio, dalla particolare resa anche estetica del gelso, che è la pianta delle cui foglie si nutre il baco. Il gelso è un bellissimo albero, molto fronzuto, spettinato, che se tira appena un po' di vento, muove tutta questa ricca produzione di foglie, producendo anche un fruscio particolare, cioè una pianta di singolare bellezza, che ha caratterizzato le campagne della penisola italiana per moltissimo tempo, e che adesso praticamente non dico che è scomparso quasi, sostituito in diverse parti d'Italia da altre piante. E penso, non so, nella zona del Trentino dei Meli, penso nella zona del Modenese o comunque dell'Emiliano, dagli alberi di ciliegio, oppure nel sud d'Italia, dagli agrumeti. Ecco, la bellezza di questo albero è in gran parte sparita alla nostra vista. Ma adesso se ne sta parlando come di una possibile reintroduzione. Ma sempre all'interno del percorso, diciamo, connesso a questo tema della bellezza, vi è anche un altro percorso, ed è il percorso, nei palazzi e nei luoghi anche produttivi legati alla seta. Ed ecco che, secondo me, un bel itinerario che si può fare, qualche suggerimento lo do, in fondo a questo piccolo libro, è proprio nei palazzi che si sono potuti costruire grazie all'impegno e ai ricavati dalla seta, e anche, ad esempio, penso a Bologna, dove c'è nella piazza Santo Stefano, una delle più belle piazze di Bologna, scusate, si affacciano su questa piazza due magnifici palazzi che praticamente si fronteggiano, uno dei quali è attraversato da una galleria di Palazzo Lupari, che sono connessi strettamente alla produzione e al commercio della seta e hanno lasciato una tangibile, diciamo, testimonianza della grande ricchezza, ma anche della capacità di trasformare questa ricchezza in bellezza. Ma un altro aspetto che mi pare valga la pena sottolineare è anche la peculiare bellezza delle filande, e mi spiego. Le filande sono
stati luoghi nei quali si è prodotto in maniera sostanzialmente industriale, diciamo, il filo di seta lo si è lavorato fra 8 e 900. E sono rimaste ancora visibili alcune di queste grandiose sedi, diciamo, di lavoro, che sono state erette secondo il gusto dell'epoca fra 8 e 900, quindi un aspetto neomedioevale, diciamo, e hanno grandi proporzioni, grandissime finestre e un impatto visivo notevole. E alcune sono talmente belle che hanno ispirato, addirittura una è stata protagonista in un film, ed altre sono state invece riutilizzate per altri scopi, o come biblioteca, come luoghi di incontro, proprio perché sono, oggi si dice contenitori, il termine un po' riduttivo, veramente di straordinaria bellezza. Quindi anche questo è, in maniera un po' meno scontato, perché un percorso per Filande non l'avevo in mente quando ho cominciato a scrivere questo piccolo libro, invece è diventata un'idea per vedere una parte d'Italia sotto un altro punto di vista abbastanza bella e interessante. E poi c'è anche un altro grandissimo percorso legato alla bellezza, che è quello rappresentato anche dai quadri che raffigurano molti dei tessuti e degli oggetti che con questo filato si possono realizzare. E alcuni di questi quadri sono da me anche indicati perché hanno un senso all'interno della storia. Faccio solo un piccolo riferimento, mi soffermo un po' a parlare su un ritratto di Eleonora da Toledo del Bronzino, in cui Eleonora è rappresentata assieme al figlio, in cui compare un abito di veramente singolare splendore, che ha come elemento centrale un elemento, un motivo, diciamo, della melagrana, che viene restituito anche nel dettaglio. È un quadro che in un certo senso è una specie di omaggio dell'artista bronzino all'artista artigiano che ha realizzato quel tessuto. Ecco, è bella questa storia, in quanto sembra di poter ritenere che Eleonora da Toledo non abbia mai posseduto quell'abito, non compare nell'elenco dei capi del suo guardaroba, e che sia stato in un certo senso raffigurato appositamente per suscitare desiderio, e il Bronzino le ha messo addosso questi panni per invitare altre persone, ovviamente estremamente, diciamo, ricche, ad acquistare questo tessuto bellissimo e prezioso prodotto a Firenze inizio del Cinquecento, facendo di Eleonora una sorta di testimonial, come si usa ai nostri tempi. Quindi è un modo di guardare questo quadro del Bronzino da un altro punto di vista, in un percorso che è sì all'interno della bellezza, ma con una modalità che mette anche insieme artigiani ed artisti. L'altro elemento sul quale adesso vorrei molto brevemente, ecco, dire ancora due parole, è che c'è anche il tema, forse meno piacevole ma altrettanto importante, che è quello del duro lavoro che comporta operare in questo settore. Ecco, questo è un tema che vede coinvolte le donne in maniera non insignificante, a partire proprio dall'allevamento del baco, che nelle nostre campagne fino a poco tempo fa, perché molti di noi hanno anche ricordi se non personali ma sentiti raccontare di persona, da nonne o anche da genitori o da madri, nelle nostre campagne fino agli inizi del Novecento era frequente che le ragazze di casa o le donne di casa, interstizialmente fra molte altre attività, si occupassero anche dell'allevamento dei bacchi. E questo costituiva un impegno a termine, perché è di breve durata il periodo, che offriva alle donne la possibilità anche di un piccolo arricchimento, di qualche entrata. E è un racconto che spesso ci siamo sentiti fare, o ci possiamo ancora sentir fare, dalle persone un po' più in età,
e che riguarda le di più diverse parti d'Italia, perché è stato molto praticato questo allevamento nell'Italia del nord centrale, ma anche in vaste zone dell'Italia meridionale. Ma non è tanto qui che entra in causa il tema del lavoro femminile, entra soprattutto in causa nelle fasi successive, cioè nella trattura, quando si tratta cioè di ricavare dal bozzolo il primo filo, l'avvio, ecco, per svolgere l'intero bozzolo, operazione che va fatta mettendo i bozzoli nell'acqua bollente, tenendo le mani a bagno per ore nell'acqua bollente, quindi un lavoro piuttosto duro e anche faticoso. Ecco, questa fase della lavorazione, sia nelle epoche nelle quali la si svolgeva in maniera più semplice, ma anche nelle epoche in cui si è lavorato utilizzando anche gli effetti del vapore, è stato un lavoro prevalentemente, se non esclusivamente, realizzato dalle donne. E anche la Lucia di manzoniana memoria lavorava in questo settore, esattamente come Renzo, e quindi diciamo, fa anche parte della storia della nostra letteratura. Di questo non abbiamo tempo di parlare, ma potrebbe essere anche questo un percorso, come la seta entra anche nella letteratura e nelle storie, fino a tempi anche molto recenti. Ho presente che è uscito molto di recente un libro, credo sia un giallo, scritto da una collega modernista, che prende proprio ispirazione dalla seta, dal mondo delle persone impegnate nella lavorazione del filo di seta. Ma dicevo, questo lavoro femminile, che è stato anche molto duro, ha anche portato a contestazioni, persino a scioperi e anche a rivolti in alcuni casi. Ecco, mi fa piacere ricordare che fra le contestazioni sindacali e le persone che hanno cercato di sostenere le lavoratrici c'è anche Tina Anselmi, che ha avuto qualche ruolo in gioventù in questo settore, quindi ci sono anche donne sindacaliste che hanno aiutato altre donne nel cercare di far valere i loro diritti. Ma forse una delle ultime cose che ancora vorrei dire per indicare percorsi non solo e non tanto da fare andando in giro per l'Italia, ma anche all'interno della lettura di questo piccolo libro, c'è anche il tema degli intrecci, delle mescidanze, delle maestranze che vengono contese e delle sperimentazioni, delle ideazioni che hanno prodotto grandi risultati nella produzione della seta. Cioè tutta la storia comincia fra alto e pieno medioevo. Dicevamo che le prime, attestazioni di bellissimi tessuti serici si vedono nei mosaici di Ravenna del VI secolo. A Bisanzio la seta veniva utilizzata come oggetto di dono, quindi era conosciuta. E nell'Italia meridionale, fra X e XI secolo, comincia non soltanto a essere, un po' consumata e utilizzata, come lo si faceva già a Bisanzio, ma a essere anche oggetto di lavorazione e di prime produzioni. E c'è questo magnifico, mantello che viene spesso ricordato quando si parla di questo argomento. Volevo provare a vedere se riesco a mostrarlo, ma insomma, se anche non riusciamo, si troverà modo di vederlo diversamente. C'è questo mantello ricamato, che eccolo qua, il mantello dell'incoronazione del re Ruggero II, che è tutto ricamato con motivi di carattere animalesco e con bellissimi fregi. Ecco, che è il mantello dell'incoronazione del re Ruggero II di Altavilla, che non è più in Italia, ma è stato prodotto, lavorato in Italia con un intreccio di competenze di artigiani locali, ma anche di provenienza orientale, e anche con un intreccio persino, vorrei dire, culturale in senso lato, cioè arabi, ebrei, che caratterizza un po' tutta la storia anche della produzione serica, cioè un apporto, una concorrenza, un continuo cercare di abbandonare situazioni non più positive e trovarne altre, quindi uno spostarsi, un migrare, un portarsi dietro conoscenze, un farle crescere altrove, un cercare di difendere le nuove conoscenze, spesso anche mescidando provenienze diverse e culture differenti. Ecco, quindi è un filo che si intreccia anche con la storia delle relazioni fra diversi
diverse culture. E uno dei luoghi più significativi in un eventuale percorso per città principali, passata, diciamo, questa fase in cui è il sud d'Italia che realizza la prima possibilità di valorizzare questo materiale, di produrlo e di portare anche a un, non dico un consumo diffuso, ma un consumo non più così limitato come soltanto per i regali più illustri, passata questa fase che si svolge prevalentemente nel sud d'Italia, la città un po' cardine dalla quale poi si irradieranno gli altri centri è Lucca. Ed ecco che Lucca diventa il luogo nel quale si acquisiscono conoscenze sempre più raffinate, verosimilmente anche qui in un intreccio fra un know-how ebraico e cristiano. E poi da Lucca avrà luogo questa irradiazione delle conoscenze sia attraverso migrazioni alla ricerca di condizioni migliori, ma anche attraverso il sistema della attrazione. Ecco, questo doppio registro, migrazione per ricerca di condizioni migliori e attrazione per produrre meglio o altro, è questo ritmo, diciamo, che caratterizza moltissimo tutta la storia della seta dall'undicesimo secolo in avanti. Dico solo che Bologna è stata una delle città che più, intorno agli anni 30 del 200, si è ha capito e ha voluto attrarre lavoratori in questo settore per darsi un futuro. E proprio da Lucca sono arrivati maestri produttori nel campo della seta, ma anche da altre città, che hanno dato luogo poi a uno sviluppo e a una produzione che porterà poi fra 4 e 500, ma soprattutto nel 500 Bologna, ad essere la capitale dei veli di seta, che è un altro capitolo, un altro tema molto interessante, perché se Bologna è stata la capitale dei veli di seta, lo è stata anche e soprattutto grazie a una invenzione, che è quella di un mulino da seta, che consentiva una lavorazione nella torsione, cioè nel mettere insieme più fili per arrivare a un unico filo estremamente ritorto e resistente, grazie a un macchinario che era mosso dall'acqua e che Bologna all'inizio del Cinquecento sostanzialmente inventa sulla base di torcitoi precedenti, il primo forse dei quali è stato pensato e realizzato a Lucca, ma poi è stato anche realizzato altrove, sempre in quel movimento di circolazione, di migrazione e di attrazione che ha rappresentato la storia della seta. Sempre, e con questo poi conto di concludere il discorso, rimanda sempre al concetto di percorso quello per le grandi città produttrici, e cioè le principali città per la storia della seta fra Medioevo e modernità. Dicevamo di Lucca, dicevamo di Bologna, ma certo non possiamo non dire di Milano, ma anche di Genova, ma anche di Venezia e di Firenze. Queste sono le magnifiche sette, diciamo, le città principali nelle quali la seta ha avuto un ruolo davvero importante, davvero preminente, ognuna poi con qualche sua specializzazione, che potevano riguardare Venezia, ad esempio la tintura dei panni di seta, ovviamente anche l'approvvigionamento di materiale greggio grazie ai rapporti con l'Oriente. Molti pensano subito a Marco Polo. Ecco, Marco Polo non ha una parte diretta nella storia della seta. Certo, Marco Polo l'ha vista la seta, abitava nella zona e nell'area nella quale la si commercializzava, possedeva oggetti di seta anche di un certo valore che verosimilmente si era procurato in Oriente, quindi era pienamente consapevole di tutto ciò. Però questo percorso per capitali della seta non può limitarsi soltanto a queste grandi città, perché, come dicevo prima, è un tessuto continuo, praticamente tutta l'Italia è fatta di seta. E quindi molte altre aree della nostra penisola, penso al Trentino, penso alla Bergamasca, tutta la zona intorno al lago di Como e Como medesima, buona parte dell'Emilia, una parte non piccola della Romagna, e penso ad Ascoli e penso a tutto quello che ha riguardato proprio dalle parti di Ascoli
una fase molto delicata della storia della seta, quando entra in crisi questa produzione. Siamo già molto avanti nel tempo per una serie di ragioni, in particolare perché si cominciano a ideare tessuti sintetici e poi perché la seta che viene dall'Oriente col trattato di Nanchino invade i mercati occidentali. Ed anche per via della pebrina, una malattia che colpisce il baco, e quindi la seta incontra grandi difficoltà. E beh, si vede che ad Ascoli e nell'Ascolano si attua una politica avveduta di resistenza, di conoscenze, di reazione alla gravissima calamità costituita dalla pebrina, attuando anche un sistema di distanziamento fra i bachi, che ricorda molto il distanziamento che ci ha riguardato con la nostra attuale grande difficoltà e calamità costituita dal Covid. Per cui ci sono molte altre città oltre alle magnifiche di cui sopra, e l'ultima di cui voglio dire qualcosa è: siamo nel Casertano e San Leucio. Perché in questa storia, fatta di tanta bellezza, di molto e duro lavoro, fatto di migrazione, una storia fatta anche di attrazioni e quindi di investimenti e di invenzioni proprio produttive e scientifiche, c'è anche uno spazio per l'utopia. C'è uno spazio anche per l'utopia, ben rappresentato da San Leucio. E qui siamo alla fine del Settecento, nell'epoca della Rivoluzione francese, e le idee rivoluzionarie di qualche intellettuale hanno avuto certamente qualche parte in questa vicenda. E in ambiente borbonico, quindi, uno magari non da lì si aspetta delle utopie o delle realizzazioni particolarmente significative, invece nasce l'idea di una produzione serica a San Leucio, appunto, che non è soltanto un dare un futuro, un oggi e un futuro economico a una zona, ma anche di realizzare un modello di società. Ecco che San Leucio significa investire nel lavoro, ma in un lavoro in cui uomini e donne hanno le stesse, diciamo, condizioni, gli stessi salari, la stessa istruzione, una certa libertà anche nelle loro scelte. San Leucio è una comunità che cresce e si articola intorno alla produzione serica, realizzando anche una forma di convivenza, vorrei dire, ideale. Ha lasciato tracce significative, durata a lungo questa sperimentazione, e anche con condizioni, diciamo, politiche, sociali e culturali incredibilmente avanzate, e ha anche saputo restare nel tempo, nel senso che ancora oggi a San Leucio ancora oggi si produce seta. Una seta molto raffinata, molto anche costosa, che quindi ovviamente non è alla portata di tutti. Perché, e qui chiudo, oggi la seta si fa ancora in Italia, soprattutto la si lavora in Italia, anche se la materia prima viene quasi esclusivamente dall'estero, prevalentemente dalla Cina e dall'India. Ma in alcuni ambienti si continua a lavorare con grande perizia, e si tratta, non so, della tessitura Bevilacqua di Venezia, che è anche magnifica da vedere. Ecco un altro percorso per tessiture. La tessitura Bevilacqua veramente magnifica, la tessitura di Zoagli altrettanto suggestiva, ma anche il setificio fiorentino e anche appunto San Leucio. Per cui c'è un itinerario anche nelle produzioni con gli antichi telai, ma anche tenuto conto delle più moderne acquisizioni, di questi tessuti serici meravigliosi, sete a giardino, sete broccato con colori tinti naturalmente, sete che hanno un mercato molto ristretto, non lo so, possono riguardare alcuni rari i palazzi nobiliari o il Cremlino, o oggi il Cremlino non saprei, pare in tutt'altre cose affaccendato, però ci sono ancora delle commesse così elevate da tenere in vita questo tipo di produzione. Ecco, l'oggi, non so oggi che cosa si possa fare oltre che cercare di non dimenticarla questa storia.
Ecco, si può forse anche sostenere quelli che hanno pensato, e ne do conto nel libro, di riattivare almeno in parte questa produzione. Intanto, appunto, per non perdere completamente i contatti con la storia e con il passato, ma anche per vedere se è possibile, in alcuni casi almeno, mantenere conoscenze, mantenere una certa idea anche della produzione, realizzando oggetti certamente non propriamente a buon mercato rispetto a quello che si può fare con materiale prodotto altrove, ma che hanno il sapore, il senso, la bellezza dell'essere parte della nostra storia e dell'essere fatti qui con le nostre mani. Ecco, oggi si parla tanto di sostenibilità. Io non so bene che cosa la gente abbia in mente con questo termine. Ecco, se dal punto di vista economico e del prezzo non si tratta certo di produzioni concorrenziali o immaginabili come alla portata di molti, ma per sé, per sostenibilità si pensa all'idea di tenere insieme la storia, il ricordo, le competenze, i luoghi produttivi, una tradizione anche agricola, e come la seta si presta a una interpretazione di questa idea di sostenibilità che sia capace e in grado di non interrompere, non spezzare questo filo e di restituirci tutto il senso di bellezza, di umiltà, di forza e di resistenza che c'è nel prodotto dell'umile baco da cui tutto è partito. Grazie. Interessantissimo pensare di sviluppare degli itinerari e dei percorsi turistici anche, no? Per andare a caccia della seta nel nostro paese, affrontando diversi piani della produzione, della commercializzazione, della diffusione, dell'arrivo e quant'altro. È stata davvero una sintetica presentazione molto invitante, invitante innanzitutto a comprare il libro di cui io ricordo il titolo, che è Andare per le vie italiane della seta, di Grazie. Maria Giuseppina Mozzarelli, che è stata nostra ospite, appena pubblicato dal Mulino, 166 pagine per soli 12 euro, quindi un prezzo che vale assolutamente l'acquisto. E vi invito a correre tutti in libreria ad acquistarlo. Io ringrazio tantissimo la nostra autrice, vi ricordo di continuare a seguire Italia Medievale sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima video presentazione. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a tutti. Buon pomeriggio, ciao. Ciao.